Ma andiamo a vedere cosa combinano i nostri camorristi. I nostri camorristi preferiti. Che sì, poi gli unici. Mondo andrebbe meglio se non ci fossero sti poveri bastardi, ma no, maledetti, oh, di poveri schifosi. Ma perché? Ma perché? Che c'è? Avete scordato il ferro e go paga per il ferro, no, la pistola. Ma senza la che carino, gli ha portato la pistola. È veramente un bravo guaglione. Sì, è vero. Carino. Cosa fa? No, la mancia. Bello. Quando vi stimo. Sì, ci sta, dai, la mancia. È giusta. Però non ce l'ha, non ha spicci. Ma no! Non avevo i soldi per la mancia. Per il caffè, ti ricordi, io il caffè lo prendo ristretto in questa grande con la mia parte. Sì, mi porti anche una cannuccia. Ma povero Fernando. Ma che cannuccia, basta. Vabbè. Questa è la puntata di oggi, anche fanno la roulette russa con Fernando. Che è successo? Hai saputo di Pasquale. Che è successo a Pasquale? L'hanno preso i guardie. Ah, le guardie, arrestato. Il Rigarogna è un famo maledetto. Vabbè, adesso, su. Sì, ma ho brutto che chi l'ha fatto, oh, no, mamma mia. Ha parlato. Ma sono portici. Ah, sì? Avevi 44 tonnellate di cocaina. Solo? Eppure io te lo ricordi. L'aveva avvisato. L'aveva avvisato? Non ricordo. A Pasquale. Puzza di muro. No, non è così. Ma vabbè, adesso. Ma così l'avevano avvisato? Sì. Mamma mia, oh. Non so. Ma non è Pasquale. Infatti. Io sono Fernando Sembrava anche a me. Fernando, per cortesia. Hai capito, ci leva dal gabbia, buttano via la chiave. E lui mangia, magari. Lui mangia, allora, e Fernando, basta. Io avrei ancora uno spazietto. Figurati. Cosa mi portate di dolce? Una bella pastiera, ecco. Dolce, freschissima. Freschissima. No, vi porto una fettina pure a voi. No, grazie. È preoccupato. È pieno lui. No! Perché? Ma perché? Perché? Fernando, ascolta, segnala comunque la fetta in pastiera. Sì, ho capito. Ma... io, fa vabbè. Sempre così, ma poi la mangio. Ma perché? Mia. Ma mangia e basta questo. Questi sono i prossimi episodi. Cos'è? Deve scegliere. Vediamo se ha scelto bene. Ha vinto. E quindi? No, aveva sbagliato. Ma povero Fernando. Ma veramente. Ciao la passione.